Bentrovati a tutti, siamo a giovedì 4 marzo. Il tema di oggi, malato e mi avete visitato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. La domanda di oggi, hai per amico almeno un povero? Allora, oggi il tema è veramente particolare, ci vuole aiutare a capire una cosa importante. Chi è il povero veramente? È soltanto quello che ha bisogno di cibo, di vestiti, non ha la scuola, non ha i mezzi, non ha le comodità, vive in una zona del mondo meno fortunata della nostra? Certo, ma noi a volte dimentichiamo che abbiamo tanta povertà accanto a noi e i primi ad essere poveri siamo forse noi stessi. La povertà che sta aumentando, si sta moltiplicando nei nostri paesi, nella nostra società occidentale e del nord del mondo, nei paesi cosiddetti ricchi, benestanti, è la povertà morale. Esiste una povertà che porta davvero le persone a soffrire tanto, ad avere un bisogno estremo di aiuto. Le povertà che nascono dalle divisioni familiari, dai litigi fra coniugi, dal fatto che i figli non sono più seguiti dai genitori, dal fatto che gli adolescenti, siccome sono difficili, sono lasciati a se stessi, dal fatto che tante virtù e tanti valori sono disattesi, non sono più ritenuti importanti e allora ognuno si fa la propria morale, la propria regola di vita e non ci si capisce più. Il fatto che ancora una persona di fronte alle difficoltà anche iniziali di un cammino, di una scelta, quale il matrimonio, quale anche il sacerdozio, butti via subito tutto, non si faccia aiutare, non recuperi e non riesca a sistemare le cose mettendole a posto con l'aiuto di qualcuno per recuperare il problema e non buttare via un'intera esistenza. A volte l'illusione è quella di cambiare persona, ambiente, situazione, perché ci sembra che la vita sia migliore con qualcun altro o con qualche altra situazione. In realtà siamo noi che dobbiamo cambiare prima di tutto. Non esiste una persona o un luogo che ci possano aiutare a stare meglio se prima non risolviamo il problema che abbiamo dentro di noi. Ecco qual è la povertà grande di oggi. E io me ne accorgo soprattutto in questo periodo ascoltando le persone, adolescenti, giovani, adulti, anche anziani, che soffrono tanto per questo problema di povertà che c'è all'interno delle persone, delle famiglie, delle situazioni di oggi. Abbiamo quindi tantissimi poveri attorno a noi. Facciamoceli amici, prendiamoci a cuore anche solo una persona, aiutiamola cercando di capire qual è il suo problema, quel problema che rende povera, bisognosa, misera la sua vita. Se faremo questo, secondo il Vangelo di Matteo, lo avremo fatto a Gesù, perché se facciamo qualcosa con il cuore, lo facciamo indirettamente a Lui, attraverso i fratelli. Insieme, Signore, Tu ci mostri che quello che saremo dipende da ciò che facciamo adesso. Aiutaci a scegliere la via giusta, converti i nostri rapporti con gli altri, con gli estranei, i poveri, con le situazioni sgradevoli. Facci scoprire di essere bisognosi di Te, perché in questo è la nostra dignità. Il Signore sia con voi.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Io vi ricordo che domani non ci vediamo, è venerdì e c'è la diretta della serata di spiritualità della Via Crucis, adorazione e meditazione. Quindi arrivederci a sabato. Ciao a tutti!